Buongiorno agli ascoltatori, Occhio al Caffè, la rassegna politicamente scorrettissima di Libero. Allora, non c'è dubbio su quale sia il tema dominante sui giornali di questa mattina, è la questione del terzo mandato, perché in commissione si è andati al voto sull'emendamento leghista che avrebbe sbloccato il terzo mandato per i governatori regionali e una maggioranza inedita, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Sinistra, ha bocciato questa proposta. Dunque, certamente sconfitta per la proposta emendativa della Lega, certamente maggioranza spaccata e a 48-72 ore da un voto delicato come quello della Sardegna non si tratta di una grande idea, comunque uno la veda, uno può essere favorevole alla tesi degli uni o degli altri, ma è un grave errore politico arrivare a questa situazione. Sembrava a un certo punto che la giornata potesse essere, diciamo almeno una mezza giornata fortemente favorevole alla sinistra, che a quel punto poteva fare da comoda spettatrice della lite nel centrodestra, e invece a un certo punto della sera hanno cominciato a tirarsi pesci in faccia pure da quella parte, perché la corrente del PD che fa capo a Bonaccini, uno dei potenziali beneficiari della norma se fosse passata, ha sparato a palle incatenate contro la Schlein. Quindi inevitabilmente le cronache in retroscena sono centrati su questa vicenda, anche se diciamo così l'obiettivo è più centrato sul centrodestra che non sul centrosinistra. Russia e Ucraina. Allora, oggi è 23 febbraio, domani 24, sono i 2 anni dell'invasione russa dell'Ucraina e inevitabilmente sui giornali se ne parla. Vedremo i commenti di Augusto Minzolini e Paolo Mieli e un'intervista di Riccardi Sant'Egidio al Fatto Quotidiano. E poi c'è una questione di costume, ma di comunicazione, eccetera, che guadagna naturalmente spazio, e quando una cosa è ad altissima mediaticità, il rimbalzo è elevato all'ennesima potenza, paiono chiaramente avviati alla separazione Fedez e Chiara Ferragni, e praticamente qualunque giornale sceglierete di prendere c'è tantissimo spazio su questa vicenda. Le aperture, allora, è divertente quella di Libero, il caciocavallo di De Luca, Meloni a tutto campo. E che c'entra il caciocavallo? Lo spiega il sommario. Giorgia all'attacco in TV, in Campania usano i fondi di coesione per le sagre di fagiolo, zampogna e caciotta, e Schlein ci fa la morale ma tace sul governatore che mi insulta così. Libero. Il giornale va su Russia-Ucraina, l'Italia non molla Kiev, nessun disimpegno, accordo di sicurezza con l'Ucraina. Il Tempo va sul riverbero in casa PD del voto sul terzo mandato. Il PD si fa male da solo, bocciata la proposta leghista, ma il voto contrario in Senato fa implodere i Dem, Bonaccini furioso con Schlein. Mentre La Verità, sotto la testata, ha le dimissioni di Palù dall'AIFA, caos all'AIFA, Palù si dimette e attacca, titolo principale, i verbali e i documenti che svelano il miliardo nascosto degli Agnelli. Corriere della Sera, terzo mandato, il no spacca la maggioranza, il caso Veneto con Zaia, poi nel sommario arriva anche il centrosinistra, diviso anche il PD. Fatto Quotidiano, allora c'è una grande poltrona sulla quale stanno in piedi De Luca, Bonaccini, Fontana, Zaia, Toti, alcuni dei soggetti potenzialmente interessati. I poltronissimi fanno esplodere destra e PD, così il Fatto Quotidiano, dove ve lo diciamo subito, c'è ci sono delle circostanze, è accaduto anche di recente, tra Secchi e Travaglio in TV, tra Travaglio e me da Fedez, in cui c'è confronto con Fair Play, e ci sono invece delle circostanze in cui escono fuori delle volgarità senza senso. Oggi c'è una vignetta di Mannelli che non fa ridere, si ritrae Mario Secchi, Libera Informazione in Libero Occidente, il giornalismo falsa Assange, slinguate, tifo e rutto libero. Ma che vignetta è? Così, è un insulto che non fa ridere, boh, contenti loro, però è
un peccato, no? Si possono fare delle polemiche anche molto tese, si possono avere opinioni molto forti a confronto, farlo con civiltà. Accade, ripeto, dalla Gruber tra Travaglio e Secchi, è accaduto altrove tra Travaglio e me, che bisogno c'è di fare queste cose? Non si capisce. La stampa, ma è più forte, esce, poi ogni tanto si esce al naturale, non c'è niente da fare. La stampa, corrida, terzo mandato, Salvini isolato, lite nel PD. E infine Repubblica, la crisi del terzo mandato, maggioranza divisa. Quindi come vedete a dominare è questa storia qua. Segnalazioni iniziali da Libero, editoriale, oggi firmato da chi vi parla, proprio sulla questione del terzo mandato. Non è una buona idea litigare a 3 giorni dal voto, non è una buona idea comunque per una maggioranza portare al voto in una commissione, speriamo non anche in aula, una materia su cui c'è divisione, ma soprattutto non è un buon metodo per una maggioranza ragionare in termini ad o contra personam, cioè qua sembrava che i sostenitori del terzo mandato lo facessero per tutelare Zaia e gli avversari del terzo mandato per levare Zaia e metterci uno di Fratelli d'Italia. Non è questo, non dispiace agli uni e agli altri, il modo migliore di impostare la questione. È auspicabile che si torni su questa vicenda con argomenti di carattere generale. Chi è contrario al terzo mandato potrà citare l'esperienza statunitense dei 2 mandati del presidente americano, chi è favorevole può dire no, dove c'è voto popolare non si pongano limiti, ecco, si faccia una discussione impostata su queste basi e già, sia i favorevoli che i contrari avranno ottime frecce argomentative al loro arco. Come sia andata la giornata ve la racconta molto bene Pietro De Leo, pagina 2 di Libero. Mentre Tommaso Montesano va sul pezzo di pagina 3 che offre il titolo principale della prima, e cioè le dichiarazioni rese da Meloni a Vespa. Meloni contro De Luca usa i fondi europei per le sagre paesane. Ucraina, Stefanini vi racconta la giornata di Putin che si è fatto prima riprendere su un bombardiere russo e poi ha fatto arrivare minacce ai parenti di Navalny, mentre Mirko Molteni ci propone una specie di quadrante, ma come stanno le cose in Ucraina? Cioè, se finisse domani mattina la guerra, come sarebbero le cose? E il 20% dell'Ucraina è sotto controllo russo, questa è la fotografia oggi. Elisa Calessi sulle dichiarazioni di Fazzolari che dice noi sempre con Kiev, la sinistra è stata invece divisa su questo. Si torna in Sardegna con Storace su Bersani che va a soccorrere quei grillini che lo avevano preso in giro nel 2013. Gonzato sulla ratifica definitiva da parte dell'Albania dell'accordo sui migranti con l'Italia. Iacometti su una ricostruzione anche giudiziaria delle carte Agnelli, e Iacometti risale a quando già nel 13 la Procura di Milano sosteneva di aver trovato indizi dell'esistenza di proprietà, diciamo così, non chiarite, però allora fu la Svizzera a bloccare tutto. Gonzato sulle dimissioni di Palù. Sezione Fedez Ferragni, vi raccontano tutto. La Menzani, che cosa è successo? Dama, anche su, diciamo, la componente economica, si tratta di aziende importanti, azienda Ferragni, azienda Fedez, che vuol dire, e Oara Borselli che si proietta in avanti perché la Ferragni ha accettato per domenica, non questa, la prossima, un invito da Fazio, e quindi ci sarà una dimensione fatalmente televisiva di questa vicenda. Nei commenti, Carioti, che anticipa come, essendo domani previsto l'avvio del vertice G7, Meloni possa fare un viaggio lampo a Kiev per aprirlo insieme a Zelensky. Paragone sugli autovelox usati per fare cassa. Corrado Ocone sui giudizi a scuola. È favorevole Ocone ad ogni elemento di verifica e di asticella alta per gli studenti. E poi Antonio Socci che dice, ma insomma, perché c'è questa difficoltà di molti commentatori nel ricollegare Putin alla sua vita da ufficiale del KGB e, diciamo, a ricollegarlo a un pezzo di storia, qui ci vuole sovietica. Morigi,
sulla facilità inquietante con cui è possibile finanziare Gaza anche dall'Italia attraverso sigle filopalestinesi. E poi una sezione tecnologia che farà molto riflettere, perché Tommaso Lorenzini ragiona su uno svarione del programma Google che, richiesto di fornire l'immagine di un militare tedesco nel 1943, presenta diverse opzioni, una delle quali è di un soldato di pelle nera, e ha cortocircuito in rete, ma questa cosa ci fa riflettere. L'azienda dei chip a Wall Street, Nvidia, verso i 2 miliardi in borsa, e Carlo Nicolato sull'inquietante vicenda dei cellulari di fatto oscurati negli Stati Uniti, un blackout dei cellulari. C'entrano qualcosa i cinesi? Si può parlare di un'operazione di hackeraggio da parte cinese? Ecco, queste e molte altre le cose che trovate oggi su Libero. Ricominciamo il giro dal terzo mandato. Allora, c'è qualcuno, il caso del giornale, che cerca, non dico di minimizzare, ma insomma di contenere la portata dello sbrego di ieri. Il giornale si limita a un pezzo di cronaca, peraltro molto corretto e molto informato, e il lettore che dovesse limitarsi a leggere quello avrebbe comunque tutti gli elementi necessari, Fabrizio De Feo, pagina 6, però insomma il lettore del giornale, pur adeguatamente informato, potrebbe trarre l'impressione che non sia successa l'apocalisse. Beh, il lettore del Fatto invece dice, eccola là, fa nel botto, perché a pagina 2, terzo mandato, destra spaccata, ora Salvini boicotta Truzzu, e Giacomo Salvini, omonimo del leader leghista, ma valorosa firma del Fatto, descrive invece una situazione drammatica in cui Salvini nel bunker è già pronto a fare esplodere la Sardegna. Andiamo a vedere, diciamo, delle vie di mezzo fra queste due prospettazioni. E in questo caso ci soccorre la Guerzoni sul Corriere della Sera. Siamo a pagina 3. La Lega ha forzato e ha perso, ha forzato con la decisione di andare comunque al voto sull'emendamento, una sconfitta che brucia e costringe gli alleati a interrogarsi sui veri obiettivi di Salvini. Perché ha tirato dritto nonostante Meloni gli avesse intimato di fermarsi? E qui la Guerzoni è andata in cerca di spiegazioni e le ha trovate però da fonte anonima di Fratelli d'Italia. Vediamo che cosa mette tra virgolette, ma senza paternità. Mercoledì in Consiglio dei Ministri Giorgia era convinta che Salvini stesse bluffando e che avrebbe fatto ritirare l'emendamento, rivela una fonte di governo. E poiché così non è stato, i meloniani pensano che la partita del Senato sia tutta interna al Carroccio e che Salvini abbia lavorato non per difendere Zaia, bensì per affossarlo, mettendo una croce sul suo nome come prossimo candidato alla presidenza del Veneto. Il segretario della Lega lo costringe a correre per un seggio alle europee. Quindi qui c'è una interpretazione ancora diversa. Francamente, noi dubitiamo che in questa situazione Zaia abbia come primo slancio, dice, adesso che faccio, mi candido alle europee. Però la Guerzoni ci propone anche questo tipo di lettura. Trasferiamoci su Stampa e Repubblica e così chiudiamo il giro. La Stampa naturalmente drammatizza nella cronaca, corrida terzo mandato, drammatizza un po' come Salvini sul Fatto, sulle conseguenze del voto. La Lega messa all'angolo insorge, la mina Zaia sulla coalizione, scrivono Laura Berlinghieri e Ilario Lombardo. Si comincia con ipotesi per tutti a trovare un lavoro a Zaia, che però ce l'ha per un anno, forse anche per due, per una possibilità di proroga. Però qui sono tutti la Guerzoni, attraverso la fonte di Fratelli d'Italia, dice si candida all'europea. Secondo la Stampa si parla di una corsa all'amministrazione di Venezia, di un ritorno al Ministero dell'Agricoltura o della presidenza del CONI in vista dei giochi invernali. Ma si parla soprattutto di Zaia come padre nobile di una lista a suo nome che i leghisti veneti vorrebbero presentare alle prossime regionali contro Fratelli d'Italia. Il centrodestra ne uscirebbe ancora più spaccato, i leghisti sono certi che così vincerebbero, i meloniani temono questo scenario che certo porterebbe a una frattura a ogni livello regionale e nazionale. Qualcuno, virgolette, a Roma crede che con il voto di oggi la battaglia sia terminata. Si sbaglia, avverte Villanova,
imponente Veneto. Con oggi si inizia, parole di volte a Roma, certo, ma che sicuramente risuoneranno anche in qualche ufficio di Via Bellerio a Milano, dove ha sede la Lega. Perché se le europee dovessero rivelarsi il palco di una nuova debacle, dal Veneto fanno sapere di non avere più intenzione di assistere a questo stillicidio marcato Salvini. E allora il movimento Zaia potrebbe puntare a un obiettivo più ambizioso del palazzo veneziano che si affaccia sul Canal Grande. Quindi qui si ribalta, altro che uno Zaia candidato alle europee. No, Zaia starebbe fermo alle europee per vedere passare il cadavere di Salvini che lo avrebbe zavorrato. Questa, diciamo, è l'interpretazione della stampa. Sempre sulla stampa, in sede di commento, Sorgi vede vincitrici Meloni e Schlein. Per ciò che riguarda il voto di ieri, si può dire che si tratta di una vittoria non della sola Meloni, ma anche della Schlein, che ha nel governatore campano De Luca, ma anche sotto sotto in quello pugliese Emiliano, due avversari che adesso, salvo sorprese improbabili, quando la stessa materia arriverà nell'aula sovrana, dovranno cercarsi un altro futuro. Così la mette Sorgi. Andiamo a vedere Repubblica, dove in sede di retroscena Ciriaco ci fa ancora un altro scenario. Quindi noi abbiamo visto Guerzoni, Zaia potrebbe candidarsi alle europee, stampa, ma assiste alla sconfitta di Salvini e poi si muove. Adesso qui abbiamo Meloni cerca Zaia, scrivono Ciriaco e La Vitale. Andiamo a vedere. Meloni è ormai avvertita del rischio di un capitombolo clamoroso in Sardegna, cioè qui si parte dall'idea che la Lega possa realizzare un'operazione di messa in discussione del risultato del centrodestra dopodomani. Meloni ritiene l'offensiva di Salvini delle ultime settimane la vera causa di questa flessione nel consenso ed è stufa prima ancora che stanca. Raccontano fonti a lei vicine che starebbe già ragionando su uno schema alternativo che parte da un presupposto: per continuare a governare è comunque necessaria la Lega. E siccome la previsione è che il carroccio scivoli molto in basso nelle percentuali delle europee, si attrezza. Con un Salvini debole potrebbe favorire una nuova fase. Ribalterebbe lo schema proponendo a Zaia un patto che suona così: ti concedo il terzo mandato in cambio di una normalizzazione del carroccio. L'obiettivo sarebbe duplice: offrirgli il Veneto ma anche la scalata della Lega. E quindi qui lo scenario è ancora diverso, sarebbe Meloni a cercare Zaia dicendo: io ti do il terzo mandato ma occorre una Lega diversa e desalvinizzata. Come vedete, vi abbiamo proposto tre scenari. 23 febbraio, reggeranno questi tre scenari o almeno uno dei tre al 23 marzo, al 23 aprile? Francamente non sapremmo dirvelo. Lasciamo l'ultima parola a Stefano Folli sulla giornata di ieri e dice: ma alla fine chi beneficia della giornata di ieri? L'opposizione? No, perché si è trovata impreparata al capitombolo della maggioranza e si è messa a litigare anche lei. Per tornare alla destra, neanche una disfatta in Sardegna dello schieramento restituirebbe a Salvini l'antico smalto. La caduta di Truzzu sarebbe, va da sé, un evidente inciampo, soprattutto per la Presidente del Consiglio. Offrirebbe eccellenti argomenti a chi dice che si sta esaurendo la relazione speciale durata un anno e mezzo tra lei e un significativo settore di opinione pubblica. Tuttavia il leghista non sarebbe funzionale ad alcuna alternativa. Del resto non esiste in Italia l'istituto tedesco della sfiducia costruttiva, nemmeno in una versione pragmatica. Dopo il blocco del terzo mandato e al di là del caso Sardegna, il governo Meloni andrà avanti sia pure ammaccato. E se poi dovesse un giorno collassare, all'orizzonte stavolta non ci sarebbe un esecutivo tecnico. Quindi Folli dice: guarda, la sinistra non è in grado di beneficiare di questa difficoltà, vedremo se episodica o più, diciamo, ripetuta o ripetibile per la maggioranza. Il governo andrebbe avanti e se poi ci fosse un incidente fortissimo, urne. Vedremo. Sinistra, naturalmente c'è uno sforzo dei giornali di nascondere il fatto che, ripeto, a un certo punto si sono messi a tirarsi pesci in faccia pure nel PD. Repubblica ve lo racconta a pagina 4, il terzo mandato spacca anche il PD, l'area Bonaccini dice unità a rischio, mentre complessivamente sul
sulla Sardegna come laboratorio politico, cioè è possibile che l'accordo Lipi-D5 Stelle sia prodromico a un'intesa di carattere nazionale? Fabio Martini sulla stampa sente Arturo Parisi, storico sodale di Romano Prodi, che dice: no, PD e 5 Stelle hanno fatto lì un'alleanza solo elettorale. Serve un progetto politico e il progetto politico si fa attraverso le primarie nazionali. Solo se si riparte dalla casella dalla quale, dopo la riforma elettorale maggioritaria dei primi anni 90, tutto è iniziato, e cioè dalla designazione della guida dell'esecutivo da parte degli elettori, anche a livello nazionale e non solo regionale e locale. Così Parisi, al quale si possono fare molte critiche, però è sempre stato un maggioritarista convinto. E da questo punto di vista, se dopo il casino iperproporzionalista delle europee, è chiaro che se tu vai a un voto iperproporzionale ognuno corre per sé, e con il ragionamento di sfilare qualche decimale, qualche zero virgola a chi è più vicino, quindi alimentando attriti e concorrenze tra membri della stessa coalizione più che tra avversari. Ecco, se dopo quello invece ci fosse una salutare stagione più maggioritaria, più bipolarizzante o addirittura bipartitizzante, questa sarebbe una dinamica positiva sia a sinistra che a destra. Chissà se sarà così. Russia-Ucraina, andiamo a vedere Minzolini e Mieli. Allora, Minzolini dice che deve esserci sostegno anche militare all'Ucraina. Oggi più che mai servono armi e aiuti. Secondo un sondaggio, l'opinione pubblica occidentale, con percentuali alte pure in Italia, si mostra pessimista sull'esito della guerra in Ucraina. C'è anche chi ne deduce che forse gli aiuti a Kiev andrebbero centellinati e con Putin tanto varrebbe chiuderla qui. È un dato emotivo, ma spesso l'emozione è nemica della regione, perché mai come ora ha un senso assicurare armi e finanziamenti agli ucraini. Mai come ora, forse ancora più di un anno fa, è fondamentale che Kiev resista e contenga l'Armata Rossa, perché per indurre lo zar assassino a trattare c'è bisogno che l'esercito ucraino sia competitivo, partendo da un concetto che molti conflitti hanno trasformato in verità: i despoti comprendono solo il linguaggio della forza. Quindi dice Minzolini: guarda che proprio se vuoi trattare occorre che non ci sia una disparità eccessiva a danno dell'Ucraina. Paolo Mieli sul Corriere, che evoca sorprese, però sorprese in che direzione? Andiamo a vedere. È possibile, a due anni da quell'apparentemente lontanissimo 24 febbraio 22, che il morale dei combattenti ucraini ceda, che nel paese prenda il sopravvento lo spirito di divisione caratteristico del decennio passato, che il mondo occidentale si rassegna alla stanchezza e che Putin trovi il modo di far fare a Zelensky la stessa fine di Navalny? Del resto, in questi giorni la produzione di morti riconducibili al sistema moscovita cresce di giorno in giorno in maniera esponenziale. È possibile perciò che l'evidente campagna in atto per screditare l'uomo di Kiev si concluda con la sua eliminazione e uccisione. Ma non è detto, sia perché Zelensky ha ancora energie e risorse, sia perché parte consistente del mondo occidentale ancora lo sostiene, sia perché la misteriosa interconnessione tra guerra d'Ucraina, di Gaza e un'infinità di conflitti minori potrebbe riservare delle sorprese, sorprese tali da rendere meno statico e prevedibile l'intero quadro di riferimento. E così Mieli va sul sicuro, diciamo, per chi ha qualche capello bianco, quando c'era la schedina tutto calcio potevi giocare la fissa 1, la tripla 1x2 oppure la doppia 1-2, Milan-Inter, può vincere il Milan, può vincere l'Inter, qui Mieli fa una favolosa profezia in cui ci dice che può andare malissimo per Zelensky, ma anche bene per Zelensky, vabbè, in questo modo Mieli ha delle chance di azzeccare, ma questa è una versione maliziosa. Invece una versione più rispettosa può dire: no, Mieli delinea degli scenari e prudentemente li differenzia, prudentemente o astutamente.
Il Fatto Quotidiano, eccolo là, il grande amo i pacifisti di un certo tipo che si incontra, l'intervistona Andrea Riccardi, Sant'Egidio, il conflitto è inutile e ora rischia anche di diventare eterno. Se il conflitto è inutile, facciamo, lasciamo mano libera a Putin e il conflitto finisce, però come finisce? Mentre sulla saga Lega Russia, ieri aveva ripreso la parola Savoini, oggi riprende la parola D'Amico, consigliere di politica estera, che diciamo, sente Simone Canettieri, il quale domanda: ma lei ha ancora rapporti? Dice: adesso faccio parte del consiglio di amministrazione di un'azienda privata, ma rimango negli organismi della Lega, ho rapporti con tutti. Domanda: anche con Salvini? Sì, ma non lo scriva, altrimenti ripartono le polemiche. Ci sentiamo spesso, questo sì. Dire a un giornalista sì, ma non lo scriva, significa che il giorno dopo, zac, eccoci qua. Va bene, abbiamo praticamente esaurito il tempo e gli argomenti, resterebbe da commentare, ma io non posso assolutamente farlo, non posso, se no ci chiudono tutto, non posso farlo. Dice: ma c'è oggi un pezzo sui quotidiani italiani sulla presenza del rapper Big Mama all'ONU, quindi da Sanremo all'ONU, per dire che lei è stata perseguitata perché LGBT, perché il suo aspetto fisico, perché il bullismo, c'è tutto quello che... Sì, ma io non posso commentare perché capite bene che se no... se no la polizia del pensiero arriva, quindi non chiedetemi un commento su Big Mama da Amadeus all'ONU, perché non si può commentare, però potete commentarlo voi. Allora, finisce qui la puntata di oggi di Occhio al Caffè, mi raccomando però l'appuntamento in edicola con Libero, o altrimenti sito liberoquotidiano.it, sezione shopping, possibilità di abbonarvi, oppure scaricate un'app da un app store e pure possibilità di abbonarvi. Buon venerdì a tutti.